Buongiorno, colleghi e colleghe. Beh, non c'è un DPCM da commentare, tranquilli, non ce n'è uno nuovo, almeno per ora. Per cui, perché vi sto a scocciare di prima mattina di un giorno festivo, uggioso e festivo? Per un motivo molto semplice. Nei giorni scorsi, sono usciti degli articoli di giornale, stampa autorevole, tipo il 24 ore, il Sole 24 Ore, che mettevano in dubbio la possibilità di sanzionare le prescrizioni, le limitazioni imposte dal DPCM del 3 dicembre 2020 relative agli spostamenti nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio e in particolare nel periodo natalizio 25-26 dicembre e 1 gennaio. Per far fronte a questo problema, il Ministero dell'Interno, il Gabinetto del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, ha emanato una circolare datata 7 dicembre, quindi di ieri, la numero protocollo 15.350/117/2/1, Ufficio Terzo della Protezione Civile. In questa circolare si sostiene che in realtà i divieti di spostamento sono comunque sanzionati perché trovano la loro fonte non tanto nel decreto legge 158, ma nell'apparato sanzionatorio classico a cui siamo già abituati da mesi purtroppo, che è quello previsto dall'articolo 4 del decreto legge 19-2020 convertito nella legge 35. Allora, ho fatto un piccolo così excursus che vi propongo per vedere se può essere sostenibile questa cosa. Allora, l'articolo 1,1 del decreto legge 19-2020 convertito nella legge 35 dice che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del coronavirus su specifiche parti del territorio nazionale o occorrendo sulla totalità, quindi sull'intero territorio nazionale, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, beh, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, che adesso vedremo, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a... Allora era 30 giorni, è stato modificato dal decreto legge 158 a 50 giorni. Quali sono le misure? L'articolo 1,2 di lettera A dice limitazione della circolazione delle persone anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio, o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute o altre specifiche ragioni. L'articolo 1,2 lettera C dice anche che possono essere imposte delle limitazioni o divieti di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto all'intero territorio nazionale. L'articolo 2,1 dice: le misure di cui all'articolo 1, quelle che abbiamo visto adesso, sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i famigerati, ahinoi, DPCM. L'articolo 4,1 precisa ancora il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1,2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati, cioè con i DPCM, sono puniti, con la solita sanzione, insomma, non sto adesso a dilungarmi su quello, perché non è in gioco quello, ma è in gioco se sia applicabile quella sanzione, quella dell'articolo 4 del DL19. Ora veniamo al DPCM del 3 dicembre 2020, all'articolo 1,3, quello che dice dal 21 dicembre
al 6 gennaio 2021 è vietato nell'ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome e nelle giornate del 25-26 dicembre e del 1 gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati dalle solite comprovate esigenze, e questo lo sappiamo. Così come è consentito sempre il rientro della propria residenza, e anche questo lo sappiamo. C'è poi la questione delle seconde case, anche questo insomma l'abbiamo già visto, se no vi andate a riascoltare i miei video, o se vi annoiano troppo ve li andate a rileggere, insomma, o se no fate come vi pare. Questa previsione, che appunto abbiamo visto, è prevista dall'articolo 1,4 del DPCM del 3 dicembre, è assolutamente identica a quella prevista dall'articolo 1,2 del decreto legge 158-2020. Assolutamente identiche. In effetti il DPCM inizia dicendo, ai sensi dell'articolo 1,2 del decreto legge 158 è vietato, e riprende pari pari. Quindi sembra che l'apparato sanzionatorio sia sostenibile, quindi la circolare Frattasi, così si chiama il dirigente che l'ha sottoscritta, direi che ha seguito questo ragionamento logico, cioè questo susseguirsi di norme, okay? L'applicazione di queste norme. È però vero che ahi noi, purtroppo, insomma, in Italia c'è un livello di improvvisazione, probabilmente, non lo so, insomma, qualche pasticcio è stato fatto, nel senso che normalmente non si capisce perché abbiano emesso il DPCM identico al decreto legge, o meglio, perché abbiano emanato un decreto legge, il 158, che non prevede nessun tipo di sanzione, né rimanda alle sanzioni del DL19. Cioè, imponi una serie di comportamenti barra divieti. Questi stessi divieti e comportamenti riproduci esattamente nel DPCM del giorno dopo. Il DL, che è l'atto normativo che può imporre delle sanzioni, nulla dice al riguardo e non fa nessun riferimento, nessun rimando nemmeno all'apparato sanzionatorio quindi avrebbe potuto dire molto semplicemente le violazioni alle presenti prescrizioni o ai DPCM applicativi sono punite con, o semplicemente avrebbe potuto introdurre altre norme e prevedere per quelle l'apparato sanzionatorio, nulla dire in merito ai comportamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio, perché quelli comunque avrebbero trovato la loro fonte nel DL19. Quindi diciamo che c'è stato, insomma, un po' di confusione, ok? Il Sole 24 Ore con un articolo firmato da un professore universitario, quindi insomma, non è un totola qualunque, insomma. Credo abbia una certa autorevolezza, poi io non lo conosco, quindi però insomma, non le spara, insomma, non credo che le spari a caso, anche perché il giornale è un giornale decisamente serio, insomma, sostiene che in realtà no, non sia corretto questo tipo di interpretazione. È ovvio che noi non siamo professori universitari, non siamo capi di gabinetto del ministro dell'interno, quindi dobbiamo applicare la legge e nel caso specifico, secondo me, comunque anche la circolare. Questo lo dico per un po' rassicurare tutti, perché qualcuno mi ha detto, però nel dubbio, insomma. I dubbi ce li toglie comunque con una motivazione che potrà non essere condivisibilissima in punto di diritto, che però di fatto, secondo me, non possiamo non rispettare. Uno, perché i poteri di coordinamento spettano comunque al Ministero dell'Interno, due, perché
Nel momento in cui le forze di polizia nazionali a quella circolare, giustamente, si devono attenere, ci sarebbe un comportamento schizoide, ok? Tra polizie locali che dicessero no, secondo noi non è legittima, e le polizie nazionali che invece la applicano. Quindi anche solo per uniformità di comportamento credo che sia corretto seguire quanto dice la circolare ministeriale. Usiamo però come sempre anche insomma, la nostra testa perché insomma, prestiamo attenzione. Ecco, semplicemente questo, cautela e attenzione. Peraltro ci siamo abituati e lo facciamo quotidianamente quando scendiamo in strada, quindi insomma non è una novità. Chiudo con una cosa così, una nota, perché qualcuno mi ha chiesto, ma se io parto per andare dai parenti tipo la mattina del 24 dicembre, no? E nessuno mi ferma, fuori regione, ok? E nessuno mi ferma. Quando rientro il 25, posso sempre dire che sto facendo ritorno al mio domicilio e ho residenza e facoltà che è sempre concessa. Okay? Quindi se riesco a farla franca all'andata, poi al ritorno ho sempre la scusa che me ne torno a casa. Sì, è vero che uno ha sempre il diritto di fare il ritorno a casa. Però è un tipico ragionamento da italiano furbetto, secondo me un po' insopportabilmente furbetto. E quindi mi permetto di sconsigliare, insomma, di adottare questi escamotage perché è a rischio la salute di tutti. E insomma, non so se avete amici che hanno avuto il Covid, ne ho uno io a cui faccio tantissimi auguri di pronta guarigione, ma insomma, ormai sono mesi che c'è sotto e la sua vita è stata pesantemente stravolta e non si è ancora ripreso. Quindi davvero attenzione, attenzione, attenzione. Bene, permettetemi di chiudere con un fatto personale, come si dice. Beh, intanto augurando a tutti voi, alle vostre famiglie, una buona santa festa dell'Immacolata. Ma in particolare volevo salutare e fare gli auguri, le congratulazioni a due colleghi ed amici, Sara e Loris, che 2 giorni fa sono diventati genitori, per la prima volta tra l'altro, di una splendida pargoletta. Quindi a tutti e tre davvero tantissimi auguri e congratulazioni. Poi volevo fare anche gli auguri ancora a due fantastici amici, veramente due persone carissime. Una è il mio amico, come chiamavo, San Roberto da Forlì, Bologna, mio amico e compagno dei tempi dell'università, e l'altro è anche un collega, l'ottimo Agostino da Cesena con furore, che compie 50 anni e gli mando davvero un abbraccio fortissimo, perché anche lui è davvero un caro amico. E chiudo con gli auguri a una mia zia, che è quella a cui devo il nome di battesimo, che oggi compie 85 anni. Quindi, insomma, nonostante tutte le difficoltà, bisogna comunque trovare anche motivi per festeggiare. Quindi ancora tantissimi auguri a tutti, buona Immacolata e alla prossima.